Battipaglia ha marciato per la 7ª giornata mondiale delle bambine e delle ragazze da Piazza Aldo Moro. La sindaca Cecilia Francesi ha voluto dimostrare che Battipaglia c'è contro ogni forma di violenza e discriminazione di genere. Al termine della marcia le scuole di danza si sono esibite in un flash mob in arancione. Una marcia contro ogni violenza per la protezione delle bambine e delle ragazze nel mondo e per ricordare che nell'ultimo anno una ragazza su quattro nel mondo è stata vittima di violenza fisica a partire dai 15 anni. In Europa 2,5 milioni di ragazze denunciano di aver subito episodi di violenza sessuale e psicologica. Una giornata dedicata proprio alla violenza dei bambini, tanti bambini e ragazze vengono mutilate in tutto il mondo e quindi è un modo di prendere coscienza. Abbiamo aderito a questo progetto internazionale Terre des Hommes e oggi facciamo questa manifestazione con tutti i ragazzi della scuola elementare e scuole medie, quindi è un modo di essere presente. Noi abbiamo lo striscione che ci è stato inviato, ci è stato riconosciuto come comune, abbiamo partecipato e lì esposto sul nostro comune per dire ci siamo. Io insisto sempre che bisogna andare nelle scuole e coinvolgere i bambini come abbiamo fatto con tante altre iniziative. E quindi un ragazzo che partecipa a questa manifestazione, che sfila per le città di Battipaglia con i loro insegnanti, vuol dire un ragazzo che sa quello che sta facendo. Sono cose che da piccolo devi insegnare loro a rispettare la persona, soprattutto a non aderire ad atti di violenza, che è una cultura che non deve mai appartenere a una società civile. Voglio ringraziare ufficialmente a coloro che hanno aderito con le scuole di danza, perché sarà veramente un bello spettacolo. Cioè, basta essere presenti fisicamente, si è presenti anche con la musica, si è presenti con la danza.